Uè ragazzi e bentornati, eccoci con il rapporto di stato casa base del 15 gennaio 2020, la prima patch notes dopo molte settimane di attesa. Dal team di Fortnite, salve eroi di casa base, ci auguriamo che abbiate trascorso delle buone feste, rieccoci qua per il primo rapporto di stato di casa base per il nuovo anno. Come prima novità, una serie di incarichi giocattoli ribelli. I giocattoli che casa base ha scartato questo Natale hanno qualcosa di strano. Ora abbiamo una banda di giocattoli ribelli in libertà e in cerca di vendetta. Aiuta casa base a domare l'insurrezione dei giocattoli per sbloccare Gilly Tazzina, la nuova straniera giocattolo. L'incarico sarà disponibile dal 16 gennaio all'1 del mattino, ora italiana, e i suoi vantaggi sono: è ora di far festa, vantaggio standard, sotto garanzia. Teddy ha il 100% di probabilità di critico contro i nuovi bersagli e 5% di probabilità di guasto. Durante il guasto, Teddy trova un nuovo bersaglio dopo ogni tiro. Vantaggio comandante, sotto garanzia più. Teddy ha il 100% di probabilità di critico contro i nuovi bersagli e 5% di probabilità di guasto. Durante il guasto, Teddy trova un nuovo bersaglio dopo ogni tiro e folgora un nemico vicino per 51 danni energetici base. I bersagli folgorati infliggono 51 danni energetici base ai nemici circostanti. Quindi a grandi linee, ovviamente poi lo andremo a vedere nello specifico, da quello che ho capito, secondo me avrà un danno leggermente ad area questo Teddy. La regina dei ghiacci è tornata, preferisce i suoi abietti congelati. La conosciamo bene, aumenta il danno contro i nemici congelati del 14%, mentre il suo vantaggio comandante, oltre ad aumentare il danno contro i nemici congelati del 14%, congelerà i nemici per 2,75 secondi. E state molto attenti perché la regina dei ghiacci è l'unico eroe fino ad ora in grado di stoppare uno smasher in carica. E ripeto bene, l'unico eroe. Ovviamente esistono le pozze di bitume, esiste lo scatto taurino anche per poterlo stoppare, però in generale la regina dei ghiacci, con la sua abilità, resta uno degli stranieri più utili di questo gioco. Consegna speciale sfida Frostnite. Il blab è agli sgoccioli e non ne troverai traccia nell'ambiente. Vai in avanscoperta e difendi i distributori di blab appena schierati per rifornire i tuoi bruciatori. Tieni i tuoi bruciatori ben caldi durante questa sfida settimanale per sbloccare il fucile di precisione Frostbite. Usa questo fucile di precisione semiautomatico per freddare gli abietti. Fucile a media lunga gittata che infligge danno pesante a cadenza elevata. Ormai il Frostbite lo conosciamo bene, sarà disponibile anch'esso. Poi lo sconto del 50% su Salva il Mondo terminerà breve, quindi abbiamo tempo fino al 17 gennaio. Se siete interessati ad acquistare Salva il Mondo, avete praticamente ancora 2 giorni. Anche gli aggiornamenti al pacchetto fondatore sono tornati. Usa il negozio nel gioco per passare al pacchetto Super Deluxe, questo ok, non ci interessa. Correzione dei bug. Innanzitutto vedo già la lista troppo corta e dopo tutti gli svariati bug che abbiamo incontrato in questa fase di gioco in queste settimane, sinceramente mi aspettavo una lista più lunga. La furia del re della tempesta, quindi la mano mitica, non causa più rallentamenti di sistema quando esce dalla tecnica ombra. Questa cosa mi fa piacere, ma allo stesso tempo sono al 90% convinto che non solo la tecnica ombra facesse laggare con la mano. Infatti anche utilizzando il costruttore, magari utilizzando la mano per saltare, andavo a riscontrare lo stesso bug, però questo lo verificheremo. Risolto un problema che comprometteva il funzionamento dei vantaggi eroe durante allo sbaraglio, questa assolutamente non lo sapevo. Il danno nel tempo degli abietti ape non affligge più permanentemente i giocatori, quindi quel fastidioso bug che appunto se andavamo a sfiorare l'alveare di un'ape che magari era già morta ci continuava a infliggere danno e non potevamo liberarci a meno che ci rianimassero. Le trappole antiaeree non scagliano più i proiettili dell'assalto del re della tempesta. Infatti le trappole aeree, come avevamo visto nel video della pistola mitica, avevano la capacità di intercettare i colpi della pistola. Quindi, ok, una trappola aerea, la pistola spara abbastanza velocemente, quindi ipoteticamente non è che era un grosso problema, ma in una missione dove magari avevamo bisogno di tenere alta la durevolezza delle trappole antiaeree, e magari non ce ne mettiamo una ma ce ne mettiamo 4, 5, i nostri primi 4 o 5 colpi sparati dalla nostra pistola, beh, andavano intercettati dalle trappole antiaeree, se si trovavano appunto nelle vicinanze. Il vantaggio di durata dell'effetto ora funziona correttamente sulla trappola a gas, e questa è una cosa che mi piacerebbe verificare con più attenzione. Però attenzione, abbiamo un piccolo problema oggi, nel senso che comunque sapete a me non piace registrare lo schermo e la voce e fare un video semplice così sulle patch notes, mi piace comunque che abbiate anche qualcosa da guardare nel frattempo, anche che sia una missione semplice, che sia qualcosa di veloce. Non mi piace fare un video incentrato appunto proprio sulle patch notes in cui vi faccio vedere Google Chrome, ma oggi praticamente per me è stato impossibile registrare una missione. Praticamente ogni minuto mi si frizzava il gioco, i server
server praticamente si stanno autodistruggendo da soli. Sono stato buttato ben 4 volte nella missione tutorial di casa base, quella che appunto si fa come prima missione appena compri il gioco, no? Avete presente che avete gli abbietti di livello 1, voi siete con Ramirez la pistola? Beh, in quel caso ho detto, potrei anche registrare questa missione e metterla come sottofondo per le patch notes, poteva essere carino. Sì, il problema è che crashi pure in quella missione, ti si frizzano i server pure dentro quella missione, quindi è impossibile. Quindi, di nuovo, vi chiedo scusa se appunto non vi ho mostrato un gameplay. Ci tengo comunque a dirvi che ho un botto di progetti da dover portare su Salva al Mondo, spero di portarveli tutti al più presto possibile. E mi raccomando, attivate la campanella, perché presto farò uscire il primo episodio di una lunga serie, forse. Adesso ti consiglio di chiudere il video se non vuoi spoiler per i leaks che sono stati trovati nei file di gioco. Se invece sei curioso, tra 3 secondi ti farò vedere di cosa sto parlando. Sono stati trovati nei file di gioco, oltre all'eroe che comunque abbiamo già visto nelle patch notes, 2 nuovi archi, che come possiamo ben vedere, uno appunto sembrerebbe quello black metal, anzi è sicuramente quello black metal, lo capiamo comunque dall'aspetto, anche questo facilissimo da riconoscere, sembra proprio un arco tubo vuoto, quindi un arco di natura. Molto interessante secondo me, e se vi state chiedendo perché ancora non vi ho mostrato l'arco Vindertech, perché attualmente non registra il danno, raga. Potrei anche fare un mezzo video in cui vi faccio vedere questo piccolo bug dove non entra il danno, a volte entra quando starti la missione è impossibile utilizzarlo, però so che poi comunque appena sistemano l'arco, appena sistemeranno questi piccoli bug, mi toccherebbe comunque rifare il video perché magari cambia il comportamento dell'arco, quindi preferisco aspettare e fare un video dettagliato non appena lo sistemano. Comunque non so dirvi quando vedremo questi 2 archi, dalle patch notes non ci hanno detto assolutamente niente, quindi io per oggi non posso fare altro che salutarvi. Mi raccomando la campanella, raga, perché a breve arriverà un video nuovo, il primo di una lunga serie. Per oggi, bella bella!